All'inizio di tutto c'era solo il caos. C'erano già gli elementi che avrebbero formato l'universo, ma erano completamente mescolati, in una massiccia assenza di significato. Questa era di caos primordiale durò per lungo tempo. Poi dal caos emerse Gaia, la Madre Terra, una dea il cui potere era l'estrema fertilità. La dea Gaia diede vita al nostro pianeta e creò tutta la terra che lo ricopre. Ella partorì numerose divinità primordiali, come Ponto, il dio del mare, e gli Urea, le divinità delle montagne. Diede alla luce il dio Urano, un essere supremo che avrebbe personificato il cielo, regnando su ogni cosa. Urano prese Gaia in moglie. Anche Nyx, la dea della notte, emerse dal caos. Attraversava il cielo ogni giorno, coprendolo con il suo nero mantello. Al crepuscolo, Urano e Gaia si riunivano. I frutti di questa unione cominciarono rapidamente a germogliare. La dea diede alla luce creature spaventose, tra cui gli Ecatonchiri, mostri con 100 braccia e molte teste, e i Ciclopi, possenti esseri con un occhio solo. Urano e Gaia diedero anche origine a una nuova generazione di dei, potenti esseri che sarebbero diventati noti come titani. Il dio celeste, quando vide la potente prole che aveva generato, cominciò a temere di essere detronizzato. Così passò all'azione. Urano gettò tutti i suoi figli nel Tartaro, un luogo oscuro nelle profondità della terra. Inorriditi, i titani percossero con violenza le pareti del Tartaro, cercando di fuggire. Erano intrappolati nel grembo di Gaia. La rivolta di quelle creature così potenti procurò un intenso dolore alla madre, che soffrì terribilmente. Gaia non poteva sopportare quella situazione e decise di cospirare contro suo marito. La dea chiese a uno dei suoi figli di distruggere Urano, ma tutti i titani rifiutarono, tranne Crono, il più ambizioso, che era convinto di riuscire a svolgere quel compito. Crono ricevette una falce fatta di diamante e, brandendola, si diresse verso il cielo. Nella residenza celeste di Urano, Crono trovò il signore degli dei addormentato su una nuvola. Con un colpo secco della sua falce, il titano castrò suo padre. Il grido di dolore di Urano fu udito in tutto l'universo. I cieli furono dipinti di rosso vivo, il sangue di Urano. I testicoli di Urano furono gettati nell'oceano e, data la sua incredibile fertilità, molte divinità emersero nelle acque. Crono tornò vincitore e liberò i suoi fratelli imprigionati. In quanto grande eroe della rivolta, fu consacrato come il nuovo signore supremo dell'universo. Crono non liberò né gli Ecatonchiri né i Ciclopi, perché li considerava molto pericolosi. Essi rimasero nel Tartaro. Dopo il banchetto, il nuovo sovrano fu visitato dallo spettro di suo padre, che gli rivelò una terribile profezia. Gli disse che, come suo padre, era stato detronizzato da un figlio traditore, anche Crono avrebbe perso il trono supremo per mano del suo stesso figlio. Quello era il suo terribile destino. Crono regnava incontrastato sull'universo, dopo aver detronizzato suo padre e liberato i titani. Come suo padre, il dio Urano, Crono iniziò a spadroneggiare sul mondo. Con l'appoggio dei titani, non aveva rivali. Ma nonostante avesse il potere supremo, il titano viveva tormentato dalla maledizione invocata da suo padre, che diceva che uno dei suoi figli sarebbe stato artefice della sua caduta. Crono era disposto a fare qualsiasi cosa per evitare questo destino. Il sovrano si sposò con la titanide Rea, una divinità amata e rispettata da tutti. La regina dei titani ebbe presto la sua prima figlia, risvegliando in Crono il suo lato più mostruoso.
Rea diede alla luce un nuovo tipo di divinità che sembrava superiore alla generazione precedente. Il titano chiese di prendere in braccio la sua prima figlia e la chiamò Estia, una delle divinità più amorevoli di sempre. Ma negli occhi della bambina, Crono vide il suo terribile futuro. Un orribile impulso spinse il titano a divorare sua figlia. Crono strappava i neonati dalle braccia della madre, che, impotente, cercava di impedire al titano di divorare un altro dei suoi figli. Ella implorò invano, ma non riuscì ad ammorbidire il duro cuore del titano. I bambini venivano divorati uno ad uno. Ma Rea promise a se stessa che non avrebbe permesso a quel mostro di divorare il suo prossimo figlio. La regina restò di nuovo incinta, ma aveva un piano per salvare il bambino dal suo terribile marito. Rea si nascose in una grotta sull'isola di Creta, dove intendeva partorire lontano da Crono. Diede alla luce un bellissimo bambino, dal potere incredibile. Rea sentì che le Moire avevano tessuto un futuro glorioso per suo figlio e lo chiamò Zeus. Rea lasciò suo figlio alle cure delle ninfe e dei coribanti, che batterono forte i loro scudi per attutire il suono fragoroso del pianto del bambino divino. La regina avvolse una pietra in un panno e la portò da suo marito. Crono la stava aspettando, pronto a divorare un altro figlio, e ricevette il falso bambino dalle mani di Rea. Crono ingoiò la pietra senza battere ciglio, mentre la regina piangeva in ginocchio. Ma questa volta le lacrime non erano di tristezza, ma di emozione per aver salvato la vita di suo figlio. Sull'isola di Creta, Zeus fu allattato con il latte della capra Amaltea, diventando ogni giorno più forte. Il dio crebbe fino a diventare un dio potente, pronto a compiere il suo destino. Da adulto, Zeus fu visitato inaspettatamente da Meti, una divinità saggia, che gli fece un regalo decisivo per il suo viaggio. Meti rivelò a Zeus il terribile destino dei suoi fratelli, imprigionati nello stomaco del titano. Ma con quella pozione, Zeus avrebbe potuto liberare gli altri dei. Zeus, sotto mentite spoglie, si recò sul monte Otri, la fortezza dei titani. Lì offrì la pozione a Crono, presentandogliela come una prelibatezza squisita. Crono si sentiva invincibile e non credeva che qualcuno avrebbe osato complottare contro di lui. Così accettò la pozione. Il titano bevve tutta la pozione, ma aveva uno strano sapore. Presto cominciò ad avere la nausea. Il potente titano vomitò tutti i suoi figli: Estia, Era, Demetra, Ade e Poseidone. Erano già adulti e bruciavano dal desiderio di vendetta. Crono vomitò anche la pietra ingoiata a tradimento. Con i suoi fratelli al fianco, Zeus guidò una rivolta che avrebbe cambiato per sempre il destino dell'universo. Dopo aver liberato i suoi fratelli dallo stomaco del titano Crono, Zeus li condusse sulla cima del Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia. Lì si sarebbe stabilito il quartier generale degli dei ribelli, che avrebbero combattuto contro la tirannia dei titani. Questa ribellione diede origine alla Titanomachia, meglio conosciuta come Guerra dei Titani. Dal suo trono sul Monte Otri, Crono convocò tutti i suoi alleati titani per la grande battaglia. Il generale dell'esercito di Crono era il titano Atlante, che avrebbe guidato gli attacchi contro gli dei dell'Olimpo. Le pianure della Tessaglia furono il campo di battaglia tra gli eserciti degli dei e dei titani. I titani cominciarono a prevalere sugli dei a causa della loro immensa superiorità fisica. Zeus, consapevole della potenza dell'esercito dei titani, liberò le strane creature con un occhio solo, conosciute come ciclopi.
Questi, in segno di gratitudine, forgiarono armi formidabili per gli dèi. Zeus ricevette il suo famoso e potente fulmine. Poseidone ricevette un maestoso tridente capace di creare terremoti e tsunami. E Ade, l'elmo del terrore, che gli dava il potere dell'invisibilità. Grazie a queste nuove armi, gli dèi riuscirono ad affrontare gli enormi titani. L'esercito di Crono lanciò intere montagne contro gli dèi. La battaglia tra gli dèi e i titani durò quasi 10 anni, piena di intensi combattimenti corpo a corpo, e la bilancia sembrava pendere dalla parte dei titani. Zeus decise di liberare i temibili ecatonchiri del Tartaro, giganti con 100 braccia e 50 teste. Le orrende creature ebbero un impatto decisivo sulla guerra. L'esercito dei titani fu preso dal panico quando si imbatté in quelle creature grottesche. Zeus raccolse tutto il suo potere per dare ancora più energia al suo potente fulmine. Zeus colpì la testa di Crono e l'impatto del colpo scosse l'universo. I titani furono sottomessi e puniti in modo esemplare. Crono e i suoi alleati furono condannati a un'esistenza di prigionia nel Tartaro e gli ecatonchiri assunsero il ruolo di carcerieri. Zeus riservò una punizione speciale al titano Atlante, capo delle truppe titaniche. Fu condannato a portare il peso della sfera celeste sulle sue spalle per tutta l'eternità. Gli dèi olimpici ora regnavano supremi. Sotto il comando di Zeus, un nuovo ordine iniziò nell'universo.